Scusa, do fastidio. No, no. Perché faccio la ripresa? Che non ha né i difetti del nord né quelli del sud, che si chiama Paticento,
situazione. Per cui dalle belle città delle Marche, certamente Iesi merita di essere indicata e la presenza di questo capolavoro all'Expo sarà sicuramente un motivo per chi vedendola voglia sapere cos'altro di meraviglioso c'è a Iesi. Questo per dire che la mia frequentazione di tanti anni alle Marche, che era forte con diversi sindaci, amministratori e con la stessa amministrazione odierna, ha condotto a questo felice risultato di cui credo che siano soddisfatti anche i cittadini, che certamente sono contenti di vedere loro. Ma se non lo vedono per 5 mesi se ne danno una ragione, perché veramente i calabresi sono supremamente coglioni, e qua mi hanno messo una cosa di fronte di viaggio, ma che e nessuno va per le cose di viaggio, perché come io immaginavo, l'Expo è un luogo che si va per vedere quello che capita lì, non per andare a Reggio Calabria, per cui può essere un effetto turistico, ma non è legato al fatto che uno che arriva in Italia corre, quindi fu un errore non prestarli, e da questo punto di vista credo che hanno capito di aver fatto un errore. Per quello che riguarda invece l'occasione odierna, devo aggiungere che si sono consolidati attraverso il sindaco, Pieralisi, Graziosi, i nostri rapporti, a parte quelli istituzionali con la città di Urbino e con l'Expo, con un'altra iniziativa che è portare una mia regia della Vedova Allegra nel vostro teatro Tempolesi. L'abbiamo fatta con molta attenzione quando la preparai per il capo di Salerno con il direttore Oren, e adesso immagino che con altro apparato musicale, altri cantanti, quella regia potrà in qualche misura dare anche il segno di una delle tante cose che vengo facendo nella mia vita e che d'altra parte iniziano qui quando ero al governo, per il tentativo di sostenere il vostro festival spontiniano, che appunto all'epoca con Graziosi, mi pare che erano su quanti departie, tentando di sostenere con le mille difficoltà di un governo che non capisce che le cose importanti sono le tradizioni culturali, musicali, artistiche, architettoniche, che devono essere sostenute perché attirano persone, dove c'è un festival che funziona, persone vengono nei luoghi, una questione che non è soltanto quella di vedere le cose che ci sono, ma anche quelle che si fanno. Il Ministero si chiama infatti il Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali. Le attività culturali intorno a un festival è stato un successo formidabile, che è il Festival di Salisburgo, e quello italiano, il più importante d'Italia, che è nato a Pesaro, il giorno Rossini. Per cui un festival che sia in qualche modo legato a Spontini, legato a Pergolesi e Sincari di Magliesi, potrebbe avere, se sostenuto come fosse opportuno, un riscontro importante anche sul piano del turismo. Ecco, fatta questa lunga premessa, devo dire che il legame più familiare tra Iesi e Urbino è quello con Roberto Legaratesi, che ero convinto che fosse residente Urbino, perché una volta che arrivo a Urbino poi incontro. Lui è lì, sono mesi e mesi che lui sta sotto il mio ufficio, io pensavo fosse poi il bidello del palazzo, poi il direttore di qualche IMSS, e invece è un signore di Iesi, che però è molto affezionato addirittura, questo è un peccato grave, se vediamo ancora. Panorama d'Italia, mi chiedono cosa fare ad Ancona, che sarebbe il capoluogo. Dico, ma andiamo a vedere la collega Potesti. Non fanno in tempo a chiederlo che la collega Potesti è chiusa. Buona ragione per vederla, perché se è chiusa, è data per una serata. Alla fine non si è riuscito a chiudere l'accordo e diciamo che essere di Ancona è un peccato. Lui è di Urbino, di Iesi, e poi va bene come dorme. Il resto è vivo comunque, quindi la sua vitalità mi è apparso con una molta frequenza. Io non capivo bene cosa dovessi fare per lui, pensavo dovessi lavorare per il nostro ufficio, fare il fotografo dell'ufficio, ma lui invece mi ha spiegato, se vuoi vedere quello che state vedendo nelle pareti di questa meravigliosa chiesa, che spero non sia ufficiata del tutto, questo è un altare, probabilmente è una chiesa le cui funzioni sono mai diventate culturali, mi ha fatto vedere molte fotografie di una creatività piuttosto inquietante, ma sicuramente originale. Tant'è che nel mio ufficio c'è, ammirata da tutti, una mia fotografia che domina un paesaggio marchigiano. Io sono lì come se fosse già morto, cioè non c'è una maniera. E lui è strategico di prendere da uomini l'anima, non il corpo. Se fai il corpo così, perché lui diventa come padre mio. Sono posti, qui se ne uno in generale, penso che sia questo, che si sia minore, non lo so.
qua l'Africa con una capacità straordinaria di vedere le cose e vedere anche lo spirito delle cose e delle persone. Mi pare che in questa presentazione, anche religiosa, collegata al soggetto religioso, con le immagini che hanno l'aspetto del volto del Cristo, le stigmate, quello che mi sta circondando, che sia accreditato la sua molto fortuna, buon gusto, volontà di corrispondere all'uomo. Gli danno una chiesa e lui ritiene, da buon cristiano, che sia opportuno non far vedere delle cose nude, cose che peraltro è vietato. Secondo me se vuoi anche vietato, per dire tutto, di vedere delle immagini che hanno coerenza con l'uomo, ma lo spirito, quello che vedo e quello di cui ho fatto commento di questo piccolo catalogo, è esattamente quello con cui lui ha immaginato la mia presenza, che è una presenza fisica, il suo stesso per altri, ma soprattutto la presenza di una persona che ha un rapporto intenso e spirituale, e quello che può fare per testimoniare, può anche per far vedere fuori dalla tematica, le testimonianze della civiltà, della cultura, della cultura, della tradizione religiosa, fa proprio come se fosse un impegno, ma non un impegno che qualcuno mi ha chiesto, un impegno interiore. Quindi in quell'immagine io sono dominante sul paesaggio, perché quel paesaggio in qualche modo fa parte della mia vita, della mia sensibilità. E questo mettere insieme gli elementi che richiamano l'uomo e che insieme sono simboli, ma anche testimonianza, è una interpretazione, potremmo dire, di sinestesia, cioè di mettere insieme diversi elementi estetici. Ma anche la emozione interiore è un processo che la fotografia non è così frequente, non è del tutto inedito, ma è evidentemente un modo con cui lui sfugge a quello che è l'elemento più pericoloso per la fotografia e talvolta però la rende particolarmente utile, che è quello documentario. In questo momento abbiamo aperto una mostra di fotografi a Urbino e anche lì si sente che vanno bene nella casa della poesia dove li ho accolti, perché essi con la fotografia fanno poesia, raccontano qualcosa di loro, anche se vedi perfino un brutto viadotto, anche quel viadotto diventa come se fosse di marzapane, cioè perde il suo effetto di ingombro o di irruzione nel paesaggio. Ma allo stesso modo, con una dimensione anche mistica e spirituale, Recanatesi ha una volontà di esprimere non quello che vede, ma quello che sente. Quindi la fotografia, che di fatto rispecchia la realtà, rispecchia una realtà che non è quella delle cose, ma quella dell'interiorità. Quindi lui proietta quello che sente in quello che vede. Da questo punto di vista nessuna delle fotografie documenta nulla. Non documenta né il paesaggio, né un edificio, né un monumento, né un interno. Ci sono elementi, li vedete, che vengono tratti dal rapporto con la realtà, ma intanto quasi senza avere una pertinenza toponomastica ai luoghi. Non intuisci immediatamente che sei nelle Marche, come nella fotografia di Giacomelli, che peraltro anch'essa è una fotografia non documentaria ma interiore, che però intende far sentire dei caratteri, delle forme, delle morfologie territoriali che tra collina e mare sono quella di Giacomelli. In Recanatesi c'è il destino, che l'ha fatto nascere ad Ancona, vivere a Iesi, sostare a Urbino, però potrebbe anche essere milanese o romano, e partendo da quello che ha davanti intenderebbe introdurre l'elemento di quello che sente. Quando quello che sente poi, come in questo caso, tutta questa volta sul tema della bellezza è legato al misticismo, allora una serie di riferimenti a San Sebastiano, alla Vergine, al Cristo, alle immagini delle coreografie religiose diventano un motivo per creare una cosa senza precedenti nella storia della fotografia. Una fotografia religiosa, è molto singolare, però non conosco fotografi che siano applicati alla religione, è un fatto di fede personale. La fotografia è una visione della realtà, sono due cose che sono piuttosto lontane. L'idea di mettere in scena, in un'immagine fisica, e quella che la fotografia restituisce, la religione è qualcosa che mi fa venire in mente le grandi film come il capolavoro di Snyder su Giovanna D'Arco, che adesso quel capolavoro vede dei significati di volti che fanno sentire la spiritualità, il misticismo attraverso la presenza.
che benché di un attore, in realtà è un santo, è in realtà di una figura di altissima spiritualità. E quello che lui produce in queste immagini è questa sensazione di estasi legata alla fede. Probabilmente una sede oltre questo, che è la Chiesa, potrebbe essere il convento di Assisi, cioè dei luoghi dove tu testimoni la fede all'interno di una iconografia, di un mondo spirituale, che è quello religioso. Io non so neppure se per compiere queste opere che debba dare prova di una fede personale, che probabilmente ha, ma certamente si intende una intenzione, una poetica, una volontà di dare alla fotografia un senso che normalmente la fotografia vive. La fotografia o è rappresentazione documentaria, che serve a capire la realtà dei luoghi, o è fotografia soggettiva, quindi serve a rappresentare la interiorità dell'artista. Sono due qualità, oggettiva e soggettiva, che la fotografia contempla. Una situazione mediana, che è quella di introdurre un elemento religioso o mistico, è del tutto originale. Quindi, io credo che questa esperienza lui abbia sicuramente voluto far vedere una originalità, non però capricciosa, non certo volontà di essere originale per forza, fare qualcosa per cui valutazione sia di riguardo come strano, come lo fa strano, non c'è nulla di strano. Perché che se io penso al mio ritratto, tanto comunque ai fotografi, sento che nel suo egli ha colto una mia disposizione interiore che è quella come di santo patrono di un vino degli assessori, cioè una figura la cui funzione appartiene di più a un carattere non politico ma spirituale, di sensibilità, di amore, che è quello che io penso di molti luoghi dell'arte. E quindi anche il mio ritratto ha colto con efficacia una condizione interiore. Gli altri che vedete qua sono anche sul piano iconografico legati a San Sebastiano, a Gesù Cristo, a quello che ho detto, ma senza una forzatura che voglia dire che io voglio fare una fotografia di devozione, ma come una concentrazione naturale della sua attitudine, della sua poetica, della sua condizione interiore, che trova nella fotografia in cui mi consista, come se egli facesse con la fotografia che non sarebbe diritto a fare con la letteratura o con la pittura, dove lo spiegherete, con la letteratura di essere retorico, con la pittura di essere critico. Sapete che c'è una interpretazione della poesia del Novecento che dice, pensate al famoso Vengo Guerra, che alcune cose che non puoi dire in italiano, no? Le puoi dire però in un dialetto romagnolo o veneto, perché la parola è una consonante. La fotografia, che ha una storia più breve della pittura, della letteratura, consente a lui di dire qualcosa che con gli altri generi forse si sarebbe ad essere retorico o già detta. Quindi la fotografia è il modo con cui lui tiene vivi sentimenti, emozioni, riferimenti al mondo cristiano, che nella fotografia non risultano già detti o superati, ma risultano invece immediatamente pronunciati. Dobbiamo fare con gli aerei? Gli aerei è c'è un'altra risulta, cosa e ci va in volo. Questa cosa qua che diceva. Sono interessanti quello che diceva. Ma la mia è bella, è un pastello, poi molto. Grazie. Scusate. Jonathan, ce ne fai qualcuna?
qui editori, scusa, questo qua l'avete preso? Questa è con Photoshop, si fa tutto editore. Questa l'hai fatta, questa è la foto. La foto è di base. Questo è quello a parte. La croce, Vittorio, l'ho presa nell'azienda Spada Lavini di Filottrano, che è bellissimo. Ora un parco bellissimo. Azienda Spada Lavini. Qui sei messo questo là, che questo dovrebbe un film. Vedi. Tu non ci sei qui. Andiamo bene, però. Andavi bene, con la frecce, la prossima volta. San Sebastiano potevi farle. Guarda qui, manca la mia foto. La tua non c'è. È incredibile. Dai, la prossima volta la mettiamo. Con il sindaco a dicembre, che c'era un bel